Allora, una confessione da fare. L'incontro era nato chiaramente nel ricordo della strage di Cefalonia e Corfù. Quando però l'amico Carmelo Covani, che con pazienza certosina ha recuperato i nomi dei 109 caduti reggini, ovviamente l'incontro ha assunto un altro significato e valore, perché una cosa è parlare della storia e avere dei numeri, una cosa è avere un nome e un cognome. Significa che dietro quegli uomini c'è una vita, c'è una famiglia, e quindi abbiamo pensato fosse doveroso all'inizio di questa manifestazione rendere omaggio ai 109 caduti del Reggino. Lo faremo in seguito con la costruzione di un cippo, nel momento in cui anche il dottor Covani avrà una lista più o meno completa, difficilmente completa in questi casi, e lo faremo questa sera grazie al Comune, e ringrazio l'assessore Irene Calabrò, la dottoressa Elena Neri, l'amica Maria Fotia, Antonella Postorino e l'amica Francesca, che leggeranno i nominativi dei 109 caduti, quale nella funzione un po' di mamme, se volete, di mogli di quelli che erano sposati, e visto che erano molto giovani sicuramente di fidanzate. Quindi cominciamo chiaramente col silenzio d'ordinanza, le letture sono in piedi, ovviamente chiedo agli amici anche di alzare l'omaggio ai caduti del Reggino, della strage di Corfù e Cefalonia soprattutto. Grazie. Correale di Santa Croce Ugo Siderno. Tenente Dattola Silvio, Reggio Calabria. Tenente Pachì Ferdinando, Caulonia. Tenente Principato Paolino, Merito Portosalvo. Sottotenente Medico Condemi Vincenzo, Stilo. Sottotenente Gangemi Giovanni, Rosarno. Sottotenente Quattrone Francesco Antonio, Reggio Calabria. Sottufficiali e militari di truppa. Amato Vincenzo, Palizzi. Cauteri Letterio, Bagnara. Badolato Antonio, Roccella. Barrega Francesco, Reggio Calabria. Bell'Antonio Pasquale, Gallico. Bova Giuseppe, Ardore. Bova Vincenzo, Bivongi. Cambareri Salvatore, Scilla. Candido Rocco, Gioiosa Ionica. Cannatelli Giovan Battista, Grotteria. Cardaciotto Gino, Cittanova. Casadonte Salvatore, Polistena. Casili Antonio, Condofuri. Cianci Giuseppe, Fiumara di Muro. Cimarosa Antonio, Melito Portosalvo. Cosentino Giovanni, Villa San Giovanni. Dama Rocco, Scilla. De Leo Rocco, Cittanova. De Luca Giuseppe, Caulonia. Ferraiolo Giovanni, Reggio Calabria. Ferro Stefano, Casignana. Figliano Rosario, Sant'Onofrio. Focà Antonio, Palizzi. Fortunio Sebastiano, Reggio Calabria. Fuda Antonino, Palmi. Furiglio Giuseppe, Cinque Frondi. Gangemi Antonino, Melito Portosalvo. Gattuso Bernardo, Reggio Calabria.
Giannolio Mario, Reggio Calabria. Gioiello Biagio, Gallico. Giorgi Giovanni, San Luca. Giovinazzo Antonio, Rosarno. Guerrazzi Italo, Bovalino. Iaria Antonio, Bagnara. Ienco Vincenzo, Caulonia. Impellicceri Rocco, Oppido Mamertina. Iriti Francesco, Bova. Iriti Giuseppe, Bova. Isola Vincenzo, Palmi. Italiano Antonino, Delia Nuova. La Scala Pasquale, Ardore. Licandro Giuseppe, Campo Calabro. Licastro Elia, Delia Nuova. Lopresti Vincenzo, Gioiosa Ionica. Luddeni Vincenzo, Volistera. Maccarrone Antonino, Laureana di Borrello. Mammone Francesco, Oppido Mamertina. Manglaviti Salvatore, Bianco. Manti Antonino, Gondofuri. Marafioti Giuseppe, San Procopio. Marciano Antonino, Villa San Giovanni. Minniti Salvatore, Gerace. Mollica Vincenzo, Gioia Tauro. Monaco Carmine, Santa Cristina d'Aspromonte. Monterosso Antonino, Delia Nuova. Morabito Salvatore, Reggio Calabria. Morfea Vincenzo Melicucco. Napoli Serafino Polistena. Nocera Francesco Cardeto. Olivarelli Sebastiano Palmi. Panetti Nunziato Grotteria. Panetta Vincenzo Grotteria. Papandrea Salvatore Grotteria. Bartolesi Paolo Mammola. Pasqualino Antonio Roccella. Bassaniti Diego Bagaladi, Pirrello Antonino, Reggio Calabria. Pisano Gennaro, Laureana di Borrello. Pisano Pasquale, Gioia Tauro. Policliti Salvatore, Rosarno. Polimeni Antonino, Villa San Giovanni. Tratticò Francesco, Taurianova. Preterioti Antonio, Cimina. Priolo Domenico, Santo Stefano d'Aspromonte. Raca Antonio, Platì. Ranieri Pietro, Oppido Mamertina. Reale Domenico, Siderno. Ripepi Giovanni, Reggio Calabria. Roccisano Domenico, Caulonia. Rodi Domenico, Gerace. Rodinò Giuseppe, Gerace. Rodo Fortunato, Reggio Calabria. Russo Paolo, Polistena. Russo Pasquale, Oppido Mamertina. Scali Nicodemo, Mammola. Scarpò Vincenzo, Caulonia. Spadaro Salvatore, San Giorgio Morgeto. Speranza Antonio, Roccella. Surace Giuseppe, Rosarno. Surace Vincenzo, Laureana di Borrello. Tripodi Salvatore, Gioia Tauro. Badalà Carmelo, Bagaladi. Ventra Mariano, Sinopoli. Ventura Domenico, Reggio Calabria. Verga Carmelo, Reggio Calabria. Vozzo Ilario, Roccella. Zangara Vincenzo, Boalino. Zito Antonio, Benestare. Zito Giuseppe, Boalino. Grazie. Allora, già diciamo, fatto l'introduzione il nostro presidente Stefano, a cui va ovviamente il mio ringraziamento ogni volta che ci incontriamo, e un saluto ovviamente a tutti i presenti, un ringraziamento. Ovviamente un momento che sposa la cultura in senso ampio, in questo caso la storia, visto l'argomento che trattiamo, però la capacità, diciamo, la finezza di un'associazione di non trattare degli argomenti di storia in maniera astratta, ma di farlo ricollegandoli a quello che è il nostro territorio, non è soltanto un esercizio di memoria, diciamo soltanto un ripasso storico, ma è sicuramente un richiamo a quello che è stata una parte
di vita vissuta del nostro territorio, in questo caso di uomini che sono diciamo, morti, che hanno dato la vita in nome di qualcosa in cui credevano, e questo ovviamente richiama oggi nel 2023 le battaglie che non combattiamo più sul campo, perché sebbene di guerre ce ne siano anche nel cuore dell'Europa, noi personalmente non siamo fortunatamente, diciamo, toccati da questo, da questa crudeltà, però combattiamo ognuno battaglie diverse, e quindi nel combattere le battaglie che ogni giorno e quotidianamente ognuno di noi, chi perché riveste un ruolo, chi perché è toccato da qualsiasi tipo di ansia o comunque di ostacolo da superare, mi viene soltanto da dire che diciamo, oggi nel 2023 come allora l'unico elemento che ci può, diciamo, accomunare è quello di crederci sempre in quello che si fa. Grazie. Buonasera, grazie a voi tutti per essere qui stasera. Introduco subito il saluto del nostro presidente, professore Cariti, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Siamo che è rappresentato anche qui da noi tre studiosi, il deputato professore Romeo, il socio come me, dottore Carmelo Covani. La Deputazione di Storia Patria ha già trattato circa 20 anni fa e anche 30 anni fa con una serie di ricerche da parte di alcuni nostri deputati come Giovanni Quaranta, ha fatto proprio delle ricerche per trovare questi nomi e strapparli all'oblio, perché inizialmente non era così facile, anche perché gli archivi storici arrivano sotto forma di inventari digitalizzati solamente da 15 anni, 20 anni a questa parte. Il dottore Covani ha il grande merito di essere andato a trovare i singoli fogli e fascicoli matricolari. Di questo noi come comunità gli dobbiamo essere veramente grati, perché non ci restituisce solamente dei nomi, ma ci restituisce delle vite che vengono viste dal punto di vista socio-militare, perché poi raccontano un po' dalla prima visita fino all'arruolamento, la vita di questi uomini che hanno mantenuto fede a un giuramento. A me piace sempre citare il presidente Carlo Azeglio Ciampi, che nella prima visita di commemorazione dei martiri, dei caduti di Cefalonia e Corfù, raccontò, lui era stato un ufficiale proprio che aveva vissuto anche l'8 settembre, disse a un certo punto l'unica cosa in cui noi abbiamo dovuto credere dopo l'8 settembre, in quel momento di grande sbandamento, dice, ci siamo richiamati alle grandi gesta del nostro risorgimento, a quel giuramento fatto al re, e ci siamo aggrappati disperatamente a quel giuramento. E indica proprio Cefalonia come il momento fondativo della resistenza e la rinascita dell'Italia. È chiaro, ci sono diverse interpretazioni storiche, come quella di Gian Enrico Rusconi, che parla dell'8 settembre come di morte della patria, però il presidente Carlo Azeglio Ciampi ci dà un risvolto diverso, vedendo proprio in Cefalonia, nel martirio di quegli uomini, di quegli ufficiali, di quei soldati, tutti accomunati dalla morte, vede come un momento fondativo della nuova Italia che prende le distanze dal fascismo e che lo ripudia pur a costo di perdere la vita. Do la parola da subito al nostro presidente, che ringrazio qui stasera per essere venuto e per aver concesso il patrocinio al nostro incontro. Buonasera, permettetemi di fare un applauso all'associazione Nasselaus che ha promosso questa iniziativa, e non è una delle solite ricorrenze quella che riguarda l'eccidio di Cefalonia. Vedete, abbiamo ascoltato dei nomi, dei cognomi, abbiamo ascoltato dei centri della nostra provincia, quindi si è cercato, come dire, di fare rivivere per certi aspetti 109 nostri concittadini che si sono sacrificati
fanno parte di un complesso più ampio. Si parlava addirittura di circa 10.000 che sono stati caduti a Cefalonia. Sono passati 80 anni, ma come diceva giustamente Fabio, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo lasciarli all'oblio. Un'opera estremamente meritoria è stata quella del dottore Carmelo Covani, che scavando negli archivi li ha riportati, per così dire, in luce. E anche l'iniziativa promossa dalla Nasselhaus e confortata dalla disponibilità dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria di erigere un cippo in memoria di questi caduti. La Deputazione Storia Patria per la Calabria, che ha il compito di tutelare le nostre memorie, ma non in una maniera passiva, ma anche di, come dire, di additare quello che di positivo, e c'è stato tanto di positivo, è stato fatto nel passato come questo sacrificio alle future generazioni, non poteva non dare il patrocinio, come in passato è stato ricordato, ha promosso in tutta la nostra regione delle iniziative, perché ovviamente a questi 109 caduti della provincia Regina si aggiungono altre centinaia di cadute delle altre province della nostra regione. È stata l'inizio di un risveglio, della coscienza civica, di un risveglio della nostra coscienza di libertà, perché il sacrificio non è stato vano. Era un esercito sbandato. Io ricordo sempre un aneddoto che mi raccontava mio suocero, prigioniero dei tedeschi, mandato in un campo di concentramento e poi a lavorare in una fabbrica di siluri. Ogni giorno venivano pesati, se scendevano sotto 30 kg li passavano per le armi, quindi cercavano di arrangiarsi come potevano con bucce di patate, sacrifici. E mi raccontava un episodio che mi è rimasto impresso. Erano 3.000 soldati italiani e sono stati catturati da 3 tedeschi. E io, sembrava impossibile, assurdo, lo prendevo in giro, dicevo: non è che ti sei confuso con qualche zero, erano 3, loro erano 3, no, erano 3.000. Ecco, per dire in quale stato di depressione erano caduti i nostri soldati dopo l'armistizio e dopo appunto la mancanza di ordini dall'alto. Altri hanno resistito eroicamente a Cefalonia e a Corfù, e è bene che non se ne perda la memoria. E quindi grazie per essere presenti a questa bellissima iniziativa. La parola al deputato professore Nino Romeo, che inquadrerà la vicenda di Cefalonia nel più ampio contesto internazionale. Buonasera, anche da parte mia un plauso e un ringraziamento all'amico dottor Covani per un lavoro veramente meritorio e che dà senso alla storia. La storia non è maestra di vita, che se ne pensi, ma è vita della memoria, e questo suo pregevolissimo studio consente di dare consistenza e concretezza alla nostra memoria, consente di ricostruire vicende umane, rapporti intensi dietro la freddezza delle cifre e delle situazioni. E quindi per questo lo ringrazio e ritengo di doverlo apprezzare pubblicamente. L'eccidio di Cefalonia e Corfù è uno di quei tanti eventi della storia contemporanea a cui noi ci avviciniamo con larga partecipazione emotiva ed anche con una certa enfasi verbale, a cui corrisponde peraltro una conoscenza spesso superficiale e sommaria dei fatti. È una caratteristica nostra, di italiani in particolare, non studiare la storia. O studiarla male. Vabbè, è la stessa cosa. E proprio alla ricostruzione dei fatti voglio dedicare questa conversazione,
in modo da uscire dalla genericità e di poter poi arrivare a una valutazione informata delle scelte che furono allora compiute da coloro che si trovarono ad agire in una situazione di estrema drammaticità e complessità. La divisione Acqui era stata impegnata in guerra sin dai primissimi giorni. Nel giugno del 40 era stata mandata sulle Alpi a combattere con i resti dell'esercito francese che già si era arreso ai tedeschi, e già in quella prima brevissima esperienza poté confrontarsi con tutta l'inadeguatezza del nostro sistema militare. Molti dell'Acqui subirono dolorosi congelamenti perché erano state loro fornite delle scarpe fatte sì con pelle ma mista a cellulosa e dunque non impermeabile all'acqua e alla neve che c'era sulle Alpi anche a giugno, per cui molti di loro finirono drammaticamente congelati, non protetti neanche dagli indumenti che erano in autarchica fibra di Lanital e non in lana. Era l'inizio di una odissea che poi avrebbe tormentato gli italiani per tutta la durata della loro guerra. Ritroviamo poi la Acqui pochi mesi dopo, nell'aprile del 41, quando l'intervento della Wehrmacht consentì finalmente all'Italia di avere ragione di quella Grecia a cui Mussolini aveva promesso con assoluta certezza che avremmo spezzato le reni in pochi giorni. E invece fu proprio l'esercito greco a costringere i nostri militari a una imbarazzante ritirata. Grazie all'intervento della Germania si riuscì finalmente ad avere ragione dei greci e la Acqui fu mandata a presidiare le isole appunto di Corfù e di Cefalonia, molto vicine, soprattutto Corfù, alle coste pugliesi dell'Italia, e poste in una posizione particolarmente importante perché controllavano l'ingresso alla penisola balcanica, al canale di Otranto, quindi strategicamente un posto importante. La Acqui dipendeva gerarchicamente dalla 11ª armata del generale Carlo Vecchiarelli, che aveva la sua sede ad Atene e era composta da 11.500 uomini di truppa e 525 ufficiali. Una parte di quegli uomini, circa 800, furono poi mandati sull'isola di Corfù. Trascorsero circa 2 anni che possiamo definire la nostra drôle de guerre, la nostra guerra strana, la guerra finta, perché lì in quelle isole Ioni non succedeva praticamente nulla. Né gli alleati attaccavano, né le bande partigiane erano particolarmente attive nel territorio greco, sì, ma non nelle isole. Per cui i militari della Acqui in particolare vissero quei mesi dando vita al mito dell'armata Sagapò, ecco quel mito che poi fu largamente diffuso e contestato anche negli anni del dopoguerra. Dislocati in varie zone dell'isola, anche questo è un fatto da tenere presente perché la disciplina si allenta e anche i vincoli e le capacità operative si attenuano. Il tutto fino agli inizi del 43. Quando la situazione militare cambia radicalmente, dopo El Alamein, ottobre-novembre 42, e poi dopo Stalingrado, si conclude a febbraio del 43, lo scenario di guerra cambia profondamente e per quanto riguarda il Mediterraneo si capisce che le truppe dell'Asse, cacciate ormai dall'Africa, dopo aver perso nei primi mesi del 43 anche la Libia, la Tunisia, l'Algeria, si capisce che gli alleati, le Nazioni Unite e gli angloamericani sono pronti a sbarcare sul continente europeo. Dove lo faranno ancora non è noto, ma gli analisti del Comando Supremo tedesco credono di individuare nei Balcani il punto debole e nei Balcani pensano che ci sarà lo sbarco alleato. Tra parentesi notiamo che è un po' la stessa idea che Churchill cerca vanamente di far passare presso i suoi alleati americani. Le cose poi andranno diversamente, come sappiamo lo sbarco avverrà in Sicilia e poi in Normandia successivamente, ma non nei Balcani. E allora, in concomitanza con questo
timore di uno sbarco anglo-americano nei Balcani, i tedeschi cominciano a rafforzare la loro presenza in Grecia e anche nelle isole Ionie. Ma c'è un altro motivo che guida le loro scelte. Hanno capito che l'Italia sta sempre più a disagio nell'alleanza con il Reich tedesco. Temono una defezione, uno sganciamento dell'alleato italiano e prendono le loro contromisure. Preparano dei piani estremamente minuziosi, estremamente precisi, per affiancare ed eventualmente sostituire gli italiani nelle zone che sono di competenza militare appunto dei nostri soldati. Ecco il piano Alarico che prevede l'occupazione dell'Italia, ecco il piano Costantin che prevede l'occupazione dei Balcani, il piano Sigfrido che prevede l'occupazione della Francia meridionale dove ci sono appunto i nostri soldati, ecco il piano Axe che prevede appunto l'occupazione delle isole Ionie. E questa situazione occupa i mesi tra maggio e luglio-agosto del 43. Notate i mesi, perché a maggio ancora il fascismo è al potere e quindi pur nel momento in cui l'alleato fascista è ancora attivo in tutti i sensi, già allora i tedeschi hanno elaborato i piani per l'occupazione dell'Italia. Quando poi si parlerà di tradimento italiano, bisogna tenere presente che se tradimento c'è stato, la prima forma di tradimento è stata attuata dai tedeschi, che hanno agito alle spalle dell'alleato italiano predisponendo i piani per l'occupazione del nostro territorio. Arriva poi il 25 luglio e nel contempo alla guida dell'Acqui viene mandato il generale Antonio Gandin, che fino pochi mesi prima era stato in Africa insieme a Rommel. Gandin non è un generale operativo, è piuttosto un ufficiale dello Stato Maggiore, studioso di problemi di pianificazione militare, molto stimato dai tedeschi, anche perché era uno dei pochi ufficiali italiani che conosceva bene il tedesco e poteva dialogare con loro direttamente. Gandin, sospettato di essere filo tedesco, nel momento in cui ai vertici dell'esercito italiano Ugo Cavallero, legato ai tedeschi, viene sostituito da Vittorio Ambrosio, che invece è antitedesco, Gandini viene mandato in una posizione prestigiosa, sì, la guida dell'Acqui, ma direi defilata rispetto appunto allo Stato Maggiore. E Gandini si trova appunto a dirigere questa divisione Acqui. Arriva la caduta del fascismo il 25 luglio, i 45 giorni Badogliani, appunto il governo di Badoglio, e voi sapete che è il primo momento di una straordinaria e insopportabile ambiguità, perché il 25 luglio cade il fascismo, ma la prima dichiarazione è la guerra continua a fianco dell'alleato tedesco, nel momento in cui però contemporaneamente si cerca di attivare colloqui e rapporti con gli anglo-americani. È la doppiezza che poi porterà alla catastrofe dei nostri soldati. Una doppiezza mal gestita, io vado per le spicce certamente, ma vi voglio far riflettere soltanto su un fatto che è indicativo. Nel mese di agosto il generale Castellano viene mandato a Lisbona per trattare con gli anglo-americani ed è uno che non conosce l'inglese, che non va in aereo, va in treno, ci mette un sacco di giorni per arrivare, un sacco di giorni per tornare. Cioè, vi rendete conto del dilettantismo, della superficialità, della inadeguatezza della classe politica italiana in quel momento, dal re in giù? Vedete, diceva Karl von Clausewitz che la guerra ha la sua grammatica, ma non ha la sua logica, non ha una logica la guerra. La logica alla guerra la dà la politica, e la politica fu straordinariamente impari e inadeguata rispetto alla drammaticità, alla serietà, alla complessità del periodo. In quei 45 giorni anche l'Acqui collabora, sia pure con senso della decenza, con gli alleati tedeschi, anche se si guardano con reciproco sospetto, perché l'uno sospetta le mosse dell'altro, senza poterlo dire peraltro. E arriviamo al giorno decisivo, l'8 settembre.
l'8 settembre, data così emblematica nella nostra storia. Ormai 30 anni fa, nel 1993, Ernesto Galli della Loggia, in un convegno a Trieste, presentò un suo lavoro sulla morte della patria, poi tradotto e articolato 3 anni dopo, nel 96, in un volume che fece molto scalpore e su cui è utile magari ancora oggi riflettere. L'8 settembre, comunque, nel pomeriggio di quella giornata, da Radio Algeri il generale Eisenhower diffonde la notizia dell'armistizio che era stato firmato 5 giorni prima a Cassibile. Eisenhower ha annunciato in anticipo rispetto a quanto era stato concordato con il governo italiano. Perché? Perché sapeva che il governo italiano tergiversava. Dopo aver firmato quell'armistizio, cercava di rinnegarlo, di rinviarlo, di annullarlo. In quella stessa giornata dell'8 settembre si era svolto un drammatico consiglio della corona in cui si era cercata la strada di annullare l'armistizio. Eisenhower, per tagliar corto, annuncia pubblicamente, e a quel punto il governo italiano deve confermarlo. Badoglio viene mandato agli studi dell'EIAR in via Asiago e alle 19.42 di quel giorno annuncia pure lui l'armistizio. Non potendo più continuare l'imparilotta, l'abbiamo sentito tutti tante volte, ecco, il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, anzi, come dice lui, Eisenhower, perché gli italiani hanno sempre avuto il gusto e il pallino di non conoscere le lingue. Non reputavano importante, ecco, abbassarsi agli idiomi altrui. E poi c'è quella conclusione che è un capolavoro di ambiguità e di inadeguatezza. Si dice Badoglio esplicitamente che le truppe italiane non attueranno più alcuna forma di ostilità nei confronti degli angloamericani, mi pare ovvio dopo aver firmato l'armistizio, mentre reagiranno a qualunque attacco da qualunque altra parte provenga. E voi capite che da qualunque altra parte chi possono essere? Gli angloamericani no, rimangono i tedeschi, facilmente identificabili, ma non, come dire, nominati esplicitamente. Il professore Caridi diceva poco fa di 3.000 italiani che sono stati, come dire, catturati da 3 tedeschi. È vero. Vedete, proprio poche settimane fa un professore dell'Università di Bologna ha pubblicato uno studio proprio sul 1943 in cui c'è un concetto che mi ha colpito e che mi sembra interessante: il mito della potenza tedesca. Come noi nel giugno del 40 siamo entrati in guerra pur essendo clamorosamente impreparati, e lo sapevano tutti, ma siamo entrati perché trascinati dal mito della potenza tedesca. I tedeschi sono talmente forti che vinceranno e noi potremo utilizzare, andando a rimorchio, anche la loro forza. Ebbene, questo mito funziona anche nel 43, sono tanto forti che non possiamo fare niente contro di loro, anche se sono 3 e noi 3.000, non possiamo fare nulla contro di loro. E comunque questo è l'armistizio. Armistizio che prevede, vedete, è una serie di inganni, perché prevede il rimpatrio delle truppe italiane scaglionate all'estero, nei Balcani, nelle isole Marioni e via discorrendo. Ma come? Con quali mezzi? Nel contempo, al punto 7 dell'armistizio, c'è scritto che tutti i mezzi navali debbono consegnarsi agli angloamericani. Allora, con quali mezzi possono tornare dalla penisola balcanica, da Cefalonia, da Corfù? Ecco, per quanto riguarda Cefalonia, i 9 mezzi navali che c'erano lì vengono consegnati, rimangono a Cefalonia soltanto una Trealber, un dragamine e un motoscafo della Croce Rossa, che peraltro era in preparazione, motoscafo che poi tornerà sulla scena il 21 settembre. Quindi mancano i mezzi. E poi chi lo deve effettuare questo rimpatrio? Ecco, gli angloamericani sono impegnati drammaticamente nello sbarco difficoltoso a Salerno, uno sbarco che riesce per un pelo, per poco non sono stati tributati a mare dai tedeschi, quindi non hanno né mezzi né voglia di andare a recuperare i soldati italiani. La Germania dovrebbe effettuare il rimpatrio degli italiani, e perché mai?
Questi italiani, una volta tornati in patria, potrebbero essere utilizzati dal governo contro la Germania stessa, perché dovrebbero essere rimpatriati dai tedeschi? Quindi sono affermazioni di una vaghezza terribilmente offensiva nei confronti di tutti questi poveri cristi che poi sono morti drammaticamente. Comunque, un'ora dopo l'annuncio dell'armistizio da parte di Badoglio, il generale Vecchiarelli da Atene, il comandante dell'undicesima armata da cui dipende la Acqui, comunica, ribadisce quanto ha detto Badoglio: neutralità, non prendere iniziative, ma reagire a eventuali attacchi tedeschi. Ma è una notte lunga, è una notte degli imbrogli e dei sotterfugi, in cui Vecchiarelli per ben tre volte verrà avvicinato da ufficiali dello Stato Maggiore tedesco che lo affiancano ormai da qualche mese, nel clima di sospetto reciproco a cui alludevo prima, e alla fine, nell'ultimo incontro che si svolge alle 3 di notte, Vecchiarelli cede, cambia disposizioni, non bisogna più reagire a eventuali attacchi tedeschi, ma manda un nuovo ordine perché si cedano le armi ai tedeschi. Si accetti il disarmo nella speranza di essere poi rimpatriati in qualche modo. E siamo, questo nuovo ordine del generale Vecchiarelli verrà comunicato il 9 di settembre. Gandin non sa che cosa fare. Bisognerebbe avere dei chiarimenti da Roma, ma a Roma non c'è più nessuno. A Roma il 9 settembre non c'è nessuno. Sono scappati tutti. È scappato il re, è scappato Badoglio, sono scappati gli ufficiali dello Stato Maggiore, hanno cercato tutti la loro salvezza. Ci sono anche, per quanto riguarda il re, c'è anche qualche giustificazione di carattere istituzionale. Per quanto riguarda gli ufficiali, no, assolutamente, non c'è nessuna giustificazione che possa tenere. Sta di fatto che da Roma non arriva nessun chiarimento. E allora Gandin convoca i comandanti del corpo per ragionare. Fa presente che ci sono tre opzioni: passare dalla parte dei tedeschi, combattere contro i tedeschi o consegnare le armi e vedere che cosa succede, sperando di poter essere rimpatriati. Non ci sono altre possibilità. È vero che a quel momento gli italiani sono largamente maggioritari, i tedeschi sono circa 2.000, come ho detto prima, gli italiani sono oltre 11.000, quindi, però non hanno possibilità di avere rinforzi. E soprattutto non dispongono né di mezzi navali né di mezzi aerei, e le guerre moderne non si fanno con le baionette, come aveva detto qualcuno. 8 milioni di baionette serviranno ad aprire le lattine della carne in scatola, ma per fare le guerre moderne ci vuole altro. Ecco. E quindi che fare? In larga misura i comandanti dei vari corpi si pronunciano per la cessione delle armi, ma non tutti. Non tutti, perché ci sono degli oppositori, e anche questo è un elemento di grande interesse che poi alimenterà tutta una polemica storiografica nei decenni successivi. Si pronunciano per mantenere le armi i rappresentanti dell'artiglieria, i capitani Amos Pampaloni, Renzo Apollonio, il tenente Massimo Ambrosini, il capo delle forze navali, il capitano Mario Mastrangelo, il comandante dei carabinieri, il capitano Giovanni Maria Gasco, anche lo stesso comandante di tutte le forze d'artiglieria, il colonnello Mario Romagnoli, sia pure con qualche tentennamento, si pronuncia per resistere. La truppa pure rifiuta la cessione delle armi. Perché? Perché vogliono tornare a casa. Vedete, Cefalonia dista 370 km dall'Italia, non molti, Corfù molti di meno, la metà. Quindi l'Italia è lì, a quattro passi, sembra impossibile non arrivare alla salvezza, insomma, sembra impossibile. Vogliono tornare a casa. Dietro la volontà di non cedere le armi non c'è
una posizione, che vi devo dire, una vocazione all'eroismo. Ma perché ci dovrebbe essere una vocazione all'eroismo? Ecco, non c'è un antifascismo, che sarebbe impossibile dopo 20 anni, c'è il desiderio umanissimo di tornare a casa. Solo che i soldati che si trovano in Italia tornano a casa perché buttano via la divisa e le armi, scappano e tutti a casa, come il famoso film che abbiamo visto. Ecco. Ma quelli che si trovano a Cefalonia o nei Balcani, come fanno a tornare a casa? Il desiderio ce l'hanno, e però fanno un calcolo: fin quando abbiamo le armi abbiamo anche un qualcosa su cui puntare. Ecco, una volta disarmati saremo nelle loro mani, senza più merce di scambio. E il generale Gandin comincia una estenuante trattativa con i tedeschi, trattativa che da parte germanica viene portata avanti dal tenente colonnello Hans Barge, che è abbastanza conciliante, si spera di poter lasciare le armi fino all'ultimo momento, le armi pesanti. Attenzione che nell'armistizio c'era scritto che gli italiani non avrebbero dovuto consegnare le armi pesanti ai tedeschi. Capite perché? Perché i tedeschi l'avrebbero potuto utilizzare poi contro gli anglo-americani. Ma intanto quelli, i tedeschi, proprio le armi pesanti vogliono, ovviamente, anche perché spesso sono di provenienza germanica, erano stati i tedeschi stessi agli italiani. Ecco, quindi una situazione estremamente ingarbugliata. L'11 di settembre arriva la notizia, per molti versi decisiva, che nella vicina isola di Santa Maura i soldati che hanno ceduto le armi sono stati imprigionati e portati nei campi di concentramento tedeschi, non verso l'Italia. Ecco. D'altra parte, i tedeschi giocano su una parola, non rimpatrio, ma nel loro documento c'è la parola spostamento delle truppe italiane. Spostamento verso dove? Ecco, verso i campi di concentramento, dove comincerà la tragedia degli IMI, è vero, gli internati militari italiani, che sono anche loro protagonisti di una pagina dolorosa e estremamente importante. La stessa giornata arriva, c'è un altro elemento di estrema importanza: i tedeschi, nel tentativo di forzare la situazione, cercano di arrivare ad Argostoli, che è la città capoluogo per certi versi, con dei pontoni, degli zatteroni. Ecco, il capitano Apollonio, che non ha ricevuto l'ordine di farlo, spara su questi zatteroni. 5 tedeschi vengono uccisi, altri rimangono feriti. Le trattative che faticosamente si era cercato di intavolare ovviamente subiscono uno stop di fronte a questo fatto, e Apollonio e Pampaloni reagiscono all'ordine che viene da Gandin di sospendere ogni forma di ostilità. Ecco, questo è un altro elemento da tenere presente. Poi si può valutare come si vuole, ovviamente, ma l'esercito, fin quando esiste e ha una ragione di esistere, è fondato sulla gerarchia e sulla disciplina. Insomma, ecco, qui abbiamo degli illustri rappresentanti, ognuno di voi individualmente può avere le sue idee, ma sa bene che deve uniformarsi a una scala gerarchica in assenza della quale la struttura tutta non funzionerebbe. Ecco, ci saranno pure i luoghi e i momenti di discussione generale, ma anche quelli sono regolati da una precisa casistica. Non potete agire così secondo il vostro gusto, e questo vale per tutti, l'abbiamo visto anche nelle settimane passate. Nessun generale, nell'esercizio delle sue funzioni, può dire quello che pensa. Lo posso dire io, ma non lui, perché porta una divisa e deve tener conto del ruolo che riveste, e vale per Apollonio, per Pampaloni, vale per i contemporanei, pur nella loro miseria morale e culturale di oggi. E dunque, di fronte a questi fatti, di fronte a questi episodi, i tedeschi si irrigidiscono. I tedeschi hanno già deciso
di unire gli italiani accusandoli di tradimento. Ecco, e ritorna il tema a cui facevo prima un breve riferimento. Gli italiani non hanno tradito un bel nulla. L'Italia aveva il diritto di sganciarsi da una alleanza che era rovinosa, che aveva portato gli italiani a morire in Russia, a morire ovunque, ad essere sconfitti ovunque, e avevano il diritto di ritirarsi. Non solo, ma i tedeschi stessi da maggio avevano operato alle spalle dei governanti degli eserciti italiani per assicurarsi posizioni di difesa e di prestigio. Quindi chi tradisce chi, ecco, potremmo dire. E in ogni caso ci sono degli elementi. Il Barghe, il tenente colonnello che gestiva per i tedeschi la situazione, viene messo da parte, gestisce ora il generale Lanz, che ha al suo comando delle truppe in gran parte austriache. Anche questo è un fatto da tenere presente, perché gli austriaci hanno il dente avvelenato per quanto era avvenuto nel 1915. Vedete, i fatti si legano fra di loro. Nel 1915 eravamo usciti dalla triplice alleanza all'ultimo momento, e, vabbè, e quindi anche questo ha un peso. Sta di fatto che le trattative falliscono, da Berlino arriva l'ordine di tagliare tutto e di punire indiscriminatamente gli italiani se non si arrenderanno. E si arriva appunto alla rottura, rottura su cui ci sono delle versioni contrastanti, come molte delle cose che riguardano questa vicenda di Cefalonia. Da parte italiana, vedete, non esiste un documento ufficiale perché tutto è andato perduto, ma testimonianze orali dicono che alla fine di tutte quelle drammatiche trattative la AQUI consegna ai tedeschi un documento che sarebbe così formulato: per ordine del Comando Supremo Italiano. Sì, è vero, il 13 settembre finalmente era arrivato un ordine firmato dal generale Rossi che diceva di resistere ai tedeschi. Quindi, per ordine del Comando Supremo Italiano, per volontà degli ufficiali e dei soldati, la divisione AQUI non cede le armi. Il Comando Superiore tedesco, sulla base di questa decisione, è pregato di presentare una risposta entro le 9 di domani, 15 settembre. Questa è una testimonianza orale, non suffragata peraltro da documenti. Nell'archivio del 22esimo Corpo d'Armata tedesco c'è invece un documento secondo il quale gli italiani avrebbero detto, cito soltanto l'inizio, la divisione, avrebbe scritto Gandin, si rifiuta di eseguire il mio ordine di radunarsi nella zona di Sami perché teme di essere disarmata e contro tutte le promesse tedesche di essere lasciata nell'isola come preda. Quindi nulla, mentre nel documento italiano c'è un certo tono epico ed eroico, qui invece addirittura si dice la mia divisione, avrebbe detto Gandini, si rifiuta di obbedirmi. Ecco, è un po' strano, ma è questo l'unico documento, come dire, oggettivo di cui si dispone. Sta di fatto che il 15 settembre comincia la battaglia di Cefalonia, che durerà 7 giorni, dal 15 al 22. E il 15 i soldati della divisione AQUI ottengono dei significativi successi. Riescono a battere le truppe tedesche, ma il generale Gandin, forse non abituato ad agire sul campo, ma è una caratteristica dei nostri generali in fondo, non avere agilità mentale. Non l'hanno mai avuta durante le guerre del Risorgimento 66 e successive, non l'hanno avuta nel corso della Grande Guerra, ricordate Caporetto, insomma, non l'hanno mai avuta questa agilità mentale, tantomeno potevano averla dopo 20 anni di totalitarismo fascista in cui nessuno era stato più abituato a ragionare e a prendere decisioni. Quindi Gandin in quel momento vince, ma non sfrutta l'occasione. In più c'è un elemento di straordinaria debolezza che non possiamo imputare a chi poveretto poi è morto così tragicamente, ma la posizione strategica di Cardacata era stata ceduta ai tedeschi qualche giorno prima come segno di buona volontà, ma quella era una posizione strategicamente importante perché controllava tutte le strade di accesso, quindi averla ceduta è stato un tragico errore. Si è cercato di rimediare in quella giornata,
riuscendo a recuperare qualcosa, ma non tutto. Finisce la giornata del 15 con una vittoria parziale, ma non significativa. Il giorno dopo le truppe vengono lasciate a riposo e nel frattempo i tedeschi fanno arrivare gli Stukas, gli aerei che cominciano a bombardare a tappeto le forze italiane. E quindi nei giorni successivi, tra il 17 e il 19, le sorti della battaglia si capovolgono. I tedeschi hanno abbastanza facilmente la meglio, i soldati reagiscono con grande eroismo, con grande capacità di sacrificio, con tutti i mezzi che hanno a disposizione, ma i mezzi sono quelli che sono, insomma, resistere ai bombardamenti aerei senza avere artiglieria sufficiente, mezzi contraerei, è praticamente impossibile. In più c'è anche un errore tecnico, perché non si intuisce, non si prendono contromisure per bloccare una manovra di accerchiamento compiuta dal gruppo club, così chiamato dal comandante di quel gruppo. Sta di fatto che nei giorni successivi la battaglia volge al termine come sappiamo, insomma, ecco, con la sconfitta degli italiani. Il 21, ecco, il famoso motoscafo di cui vi parlavo prima, era stato evidentemente riparato, e si cerca di far giungere a Brindisi un messaggio, l'ultimo messaggio, una richiesta impellente di aiuto. Viene affidato la guida di questo motoscafo al sottotenente Vincenzo Di Rocco, che parte con i remi fasciati per non fare rumore, per uscire alla chetichella, insomma, ecco. Il motoscafo si blocca durante la traversata verso Brindisi, arriva a Brindisi e gli dicono: non c'è niente da fare per Cefalonia, non c'è nulla da fare. E infatti il 22 viene firmata la resa, senza condizioni, e comincia poi la mattanza. Comincia la mattanza perché i tedeschi danno seguito a quello che avevano già in testa da giorni, anche quando conducevano le trattative con Gandini. Vengono eliminati, massacrati in modo veramente contro ogni legge umana e divina, ma anche contro le leggi della guerra. Certo, se vogliamo fare i leguleri, c'è da domandarsi: ma qual è lo status dei soldati italiani in quel momento? Ecco, ahimè, le inefficienze del governo italiano ci hanno portato a questo. Non eravamo in guerra con la Germania, perché la guerra alla Germania fu dichiarata poi a metà ottobre, il 16 ottobre. Combattevamo contro i tedeschi senza essere però in guerra. È una situazione, dal punto di vista, come dire, formale, giuridico, per quello che valgono le leggi durante i conflitti, ma valgono anche quelle, ecco, per cui i soldati italiani vengono, direi con intelligenza perversa da parte dei tedeschi, vengono paragonati ai franchi-tiratori, ecco, sono franchi-tirer, ecco. E dunque non possono giovarsi dello status di prigionieri di guerra. Non hanno questo status perché nessuna guerra è stata dichiarata alla Germania. I capi dell'Acqui vengono fucilati immediatamente, Gandin, Romagnoli, il capitano Romagnoli dell'artiglieria, Gasco, vengono fucilati, gli altri ufficiali vengono chiusi nella famosa casetta rossa e vengono fucilati a gruppi. Quanti sono? Non ve lo posso dire, perché le stime sono estremamente varie. Ecco, alcuni parlano di 400 fucilati, altri 193, altri 120, se ne salvano 37 degli ufficiali, alcuni dei quali, una ventina circa, si salvano perché sono di origine altoatesina e quindi considerati all'interno di quella nuova struttura statale che i tedeschi hanno costituito nel frattempo. Le province dell'Alto Adige e del litorale adriatico erano state incorporate nel Reich, e ci sono anche delle testimonianze interessanti al riguardo. La truppa viene falcidiata con le mitragliatrici, vengono uccisi proprio con le mitragliatrici, i cadaveri vengono ammassati su zatteroni e portati al largo da altri commilitoni italiani, che poi verranno uccisi anche loro. Moriranno in migliaia. È inutile mettersi qui a fare i conti se sono 3.000, 4.000, 5.000, perché lo strazio è tale,
e il furore bestiale è tale che offenderemmo la memoria di tutti questi poveri disgraziati se ci mettessimo a fare i conti. Vi dico soltanto che quelli che sopravvivono vengono poi imbarcati dopo giorni da un naviglio anglo-americano e un naviglio tedesco per essere portati verso i campi di concentramento. Arrivano nel frattempo gli aerei anglo-americani e bombardano anche queste navi, per cui altri 1300 muoiono per intervento dei nuovi alleati che bombardano. Insomma, una tragedia veramente terribile nelle sue manifestazioni e anche nelle sue articolazioni. Una tragedia che ci consegna però quell'interrogativo a cui faceva riferimento Galli della Loggia: morte della patria. Lui non mette il punto interrogativo, lo metto io questo punto interrogativo. Morte della patria? No, no, decisamente no. Anzi, momento iniziale di un riscatto. Di un riscatto che non ha nessuna coloritura politica, non poteva averla. Ma se democrazia vuol dire assunzione di responsabilità, bene, gli uomini dell'Acqui si assunsero questa responsabilità, in modo improprio forse, in modo assolutamente irrituale. Nell'esercito, dicevo prima, si va avanti per ordini che dall'alto vanno verso il basso. Quella volta furono loro a prendere l'iniziativa, a decidere che non avrebbero consegnato le armi. Ma democrazia è assunzione di responsabilità, e ci hanno lasciato questo messaggio: assunzione di responsabilità, far fronte agli impegni che la sorte e la storia ci mette dinanzi, quale che sia poi la conseguenza che ne dovrà arrivare. La valutazione di quella vicenda: nasce un'idea di patria che purtroppo non viene poi alimentata nei decenni successivi. Ha detto bene Fabio prima, dobbiamo aspettare molti anni perché si capisca l'importanza di Cefalonia. Impresa diretta la si era capita, già il governo Bonomi nel 1944 aveva valorizzato l'episodio, il governo Parri nel settembre del 1945 aveva acceso i riflettori su Cefalonia, poi su Cefalonia scende per molti decenni, troppi decenni, l'oblio. Sarebbe lungo qui e non fuorviante, ma sicuramente inopportuno, data l'ora e dato lo spazio che ho tolto al relatore fondamentale, ma sarebbe interessante domandarci perché l'oblio su Cefalonia, perché si preferì dare della resistenza un'altra interpretazione, non quella del recupero del senso di patria comune. Ecco, ed è in questo senso che può avere ragione Galli della Loggia: morte della patria, perché da allora non riusciamo ad essere d'accordo praticamente su nulla, perché non si è capito che resistenza non può essere legata soltanto alla vittoria di un partito su un altro, di uno schieramento su un altro, ma al recupero di quella che Piero Calamandrei indicò con grande nettezza e chiarezza. Ci siamo riuniti, ha scritto nella famosa lapide in memoria di Lucio Galimberti, per dignità, non per odio, per dignità. E i soldati di Cefalonia per questo hanno combattuto, per affermare la dignità. La dignità di chi sente di appartenere a un destino comune. Poi ci possiamo dividere in vario modo, ed è giusto che ci dividiamo, è compito della politica appunto dividersi, ma i fondamentali dovremmo curarli perché ci uniscano. E proprio questa mancanza di senso della identità comune che ha appesantito e indebolito il nostro cammino nel corso dei decenni successivi, e ha reso fragili le basi di questa nostra democrazia, in cui tutto, anche uno spot pubblicitario, viene interpretato in senso politico, in senso di parte, in senso, come dire, settoriale, per alimentare divisioni. Mentre quei soldati di Cefalonia sì, volevano tornare a casa, è vero, ma lo fecero tutti insieme e per affermare il loro orgoglio di italiani che non erano disposti a cedere 3.000 contro 3. Ecco, ed è questo il senso. Sì.
professore, la parola al dottor Carmelo Covani. Ok, buonasera a tutti, grazie per essere qui per ricordare questi nostri 109 cittadini, reggini. Allora, io di tutto è iniziato per una mia circa 2 anni fa, quando nel cercare di fare lo studio sui caduti del mio paese di Gallico, sui caduti medagliati prigionieri, mi sono imbattuto anche su sia due cadute di Gallico di Cefalonia che mi hanno subito incuriosito, e da lì poi, una volta finito quel libro, mi sono impegnato nello studio per quanto riguarda libri, internet, eccetera, per tutto quanto riguarda i soldati, i reggini che sono stati impegnati e che hanno dato la vita in quelle due isole. Il lavoro di archivio, che è durato mesi e mesi, mi ha portato a trovare tutti questi nomi. Tra questi abbiamo 10 ufficiali e 109 tra sottufficiali e soldati di truppa. La cosa importante è questo, che come diceva il professore prima, i numeri si passa, alcuni dicono che ci sono stati tra i 2.000 e i 4.000, eccetera, quindi non si arriverà mai a un numero certo, come sono sicuro che non sono 109, non saranno sicuro questi 109, ma ci sarà qualche altro. Quindi lo studio mio continuerà per vedere se ancora tra gli archivi, infatti ho mandato anche nell'email del Ministero per avere ancora altre notizie, soprattutto sugli ufficiali. Intanto io, a parte tutti questi numeri, ci sono dietro a questi numeri delle vite, ci sono delle storie, sono 109 storie. E per quanto riguarda gli ufficiali, 109 storie, ci sono 109 storie che ho trovato in questi mesi. Non posso mettermi qua logicamente a raccontarli tutte 109, ci metteremo un paio di giorni. Almeno per qualcosina, per quanto riguarda i 10 ufficiali, che sono riportati anche, e voi potete anche benissimo vedere nelle slide. Iniziamo con il capitano Bagnato Giuseppe, che è nato a Reggio Calabria, comandante del 188° gruppo artiglieria di Corpo d'Armata, che è stato fucilato il 24 settembre 1943 presso la famosa Casetta Rossa. Teodoro, al nord dell'isola di Cefalonia. Nobilissima figura di martire sorridente, pochi minuti prima di essere fucilato. Queste sono le parole. Allora, tra i libri che io ho studiato, quelli più che mi hanno toccato sono dei due sacerdoti dell'Aquila, Gherardini e Formato. Queste sono testimonianze prese da questi due sacerdoti nei momenti primi delle loro morti. Infatti il sacerdote Formato era quello che ha accompagnato, io ho fatto il conto, 136 ufficiali fucilati nella Casetta Rossa, dove ognuno di questi lasciava l'orologio, l'anello, cose preziose, qualche lettera, le foto per portarli a casa ai familiari. E queste sono alcune di queste, sono delle dirette testimonianze di questi cappellani militari. Pochi minuti prima di essere fucilato, il capitano Bagnato, appunto detto al cappellano Don Formato, ci fanno la festa. È vero, cappellano? E poi aggiunge, mentre si avvia la morte, perché era a tre, quattro alla volta, li portavano dietro a questa casetta e li fucilavano.
e gli ha detto: ciao Don Formato, avrei preferito morire in combattimento, ma pazienza. E questa sono testimonianze molto molto forti. Poi c'è il capitano Caccamo Vincenzo di Bovalino, secondo compagnia del 17° reggimento fanteria. Questo, dopo aver contenuto a lungo l'impeto tedesco, scattava un ultimo disperato assalto contro il nemico, gridando ai suoi soldati: con me vincere o morire. E in quel momento sono stati falcidiati, sono rimasti lui e un paio di suoi soldati, catturato, e venne fatto prigioniero e raccolto insieme ad altri soldati, altri ufficiali che si erano arresi in quei 7 giorni di battaglia, messi al muro dopo mezz'ora, e 300 sono stati fucilati là sul campo. Poi c'è il tenente albanese Giuseppe, nato a Mammola, reggimento sempre 17° reggimento fanteria, che partecipò alla conquista della cima del Telegrafo, dove furono fatti 450 prigionieri soldati tedeschi, era quel 15, quando nel primo momento la divisione riuscì ad avere qualche vittoria. Venne catturato poi successivamente a Capomunta e lì fucilato il 22 settembre insieme ad altri 150 commilitoni. Il tenente Correale di Santa Croce Ugo, nato a Siderno, sempre del gruppo 180° artiglieria di Corpo d'Armata, fucilato il 24 settembre sempre presso la Casetta Rossa. Vuole seguire nella morte, come aveva fatto nella sua vita di soldato, il suo comandante, capitano Bagnato Giuseppe, il primo che avevamo preso in considerazione, sempre di Capo San Teodoro Cefalonia. Poi abbiamo il tenente Dattola Silvio, regino del sempre 17° reggimento fanteria, fucilato il 22 settembre nel 43 con il suo comandante, il generale Gerzi, a Cocolata. Il generale Gerzi era il comandante del 17° reggimento, e presso la casa del dottore, così chiamata perché era la casa del medico del paese. Vengono circondati dai tedeschi, catturati e subito messi al muro e fucilati. Il generale insieme ad altri 4 ufficiali. Il tenente Pachì Ferdinando di Caulonia, era 44esima sezione sanità, anche lui fucilato insieme ad altri 74 della stessa sezione. Allora si era deciso che non venissero fucilati, aveva detto anche lì, l'aveva deciso Hitler, né i cappellani né i medici militari della Croce Rossa. I cappellani sono stati salvati, i medici invece tutti fucilati. E fucilato a Francata il 21 settembre del 43 il tenente Fachì. Tenente principato Paulino, di merito molto salvo, del genio, anche lui fucilato il 24 settembre, sempre verso la Casetta Rossa, sempre di Capo San Teodoro. Poi il sottotenente medico Condemi Vincenzo Di Stilo, sempre 17° reggimento fanteria, dove aver assistito fino all'estremo di ogni umana possibilità, schiacciati con i suoi soldati da forze di gran lunga preponderanti, si arrendevano. Venne fucilato dopo mezz'ora il 22 settembre insieme a 36 ufficiali nel vallone di Santa Barbara nei pressi del cimitero di Argostori. Il suo corpo venne dato poi successivo alle fiamme, perché la cosa tremenda è questa, che pochi sono riusciti ad avere una sepoltura degna. Molti sono andati a finire in fosse comune oppure in fosse perché era una zona carsica. Molti sono stati bruciati, cosparsi di benzina e bruciati.
Il sottotenente Gangeni Giovanni, anche lui del 17° reggimento di fanteria, fucilato il 22 settembre con il suo comandante generale Gherzi presso la casa del dottore, che era la sede del comando di divisione. Quindi nello stesso momento sono stati fucilati sia Gangemi che il tenente Dattola Silvio. Infine il sottotenente Quattrone Francesco Antonio, nato Reggio Calabria, 317° reggimento fanteria, dopo aver contesto palmo a palmo con i suoi soldati il terreno delle soverchianti forze tedesche, venne ucciso dopo eroica resistenza a Divara. Medaglia d'argento, questo è che è stata concessa dalla Presidente della Repubblica il 10 dicembre del 90, con questa motivazione: comandante di plotone fucilieri di insigne coraggio, nel momento in cui il suo battaglione, sottoposto a violento spezzonamento e mitragliamento aereo, veniva costretto a ripiegare, incalzato da un furioso contrattacco tedesco, curava con sereno disprezzo del pericolo di ripristino dei collegamenti fra le unità in linea. Scontrandosi duramente con i reparti tedeschi avanzati, opponeva fiera resistenza animando i suoi uomini con superbo ardimento, finché cadeva abbattuto dalla rabbiosa reazione del nemico. Fulgido esempio di militare arditissimo e di elette virtù patrie. Cefalonia, Divara, 8-18 settembre 1943. Questi sono gli ufficiali. Poi abbiamo le altre 99 storie che io sono riuscito a percepire, a sentire, perché sono riuscito a trovare almeno un centinaio di lettere che loro hanno mandato da Cefalonia o da Corfù a casa. Perché queste lettere si sono trovate? Perché una volta dispersi, il Ministero della Guerra ha voluto sapere dai parenti quali sono state le ultime notizie avute, e quindi ha costretto i parenti a mandare le ultime lettere ricevute da questi soldati. Quindi io ho centinaia di lettere agosto, primi di settembre del 43, dove loro logicamente, perché erano controllate dalla censura, non potevano dire tutto quello che volevano dire, ma c'era una richiesta continua di indumenti, di carta, di inchiostro, si lamentavano in continuazione che da luglio non ricevevano più posta. Infatti da luglio la posta non giungeva più sulle isole, e loro si lamentavano, dice, anche sempre noi calabresi non abbiamo, soprattutto dalla Calabria non arrivavano le lettere dei loro parenti. E in quelle lettere c'è lo strazio di soldati che già avevano capito che c'era qualcosa che non andava e che non era qualcosa di bello. Cioè, sono queste storie, come ad esempio ho trovato la lettera di del sindaco di Cardeto, che riferiva al Ministero della Guerra che una volta ricevuta la notizia, la moglie del marito che era morto si è suicidata. Quindi potete immaginare, lasciando un bambino di 3 anni, quindi con i nonni, logicamente poi i nonni chiedevano al ministero qualcosa per poter vivere. E c'è da parlare qua per giorni. E alla fine è stata fatta giustizia? No. Qualche processo doveva, i processi, queste sono alcune delle lettere che ho visto e con me, che ho fotografato. La Grecia, nessun processo, non si è mai interessato, perché tutto quello che è successo sul suo territorio, mai nessun processo nei riguardi dell'eccidio dei soldati italiani da parte dei tedeschi. La Germania ne ha fatto un paio
da Monaco, eccetera, che ha avuto in prescrizione, meglio non parlarne. Lo stesso riguarda l'Italia. L'Italia, in poche parole, qualcuno di voi ricorda anche che sono stati nascosti per decenni in un armadio messo con lo sportello verso il muro, negli scantinati del Tribunale a Roma, questi fascicoli, e non per caso, e poi non per caso trovati negli anni 90, e una volta che sono stati trovati, dopo 70 anni viene fatto un processo e con la condanna di una sola persona, un caporale. Cioè la montagna ha partorito il topolino. Cioè dopo 70 anni e migliaia di nostri soldati massacrati hanno avuto come, diciamo, ricompensa il fatto, ed è questo che voi state vedendo, questo caporale Stork Alfred, il quale tribunale militare di Roma nel 2013 l'ha condannato condannato ad ergastolo. E in contumacia, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che questo signore nel 2018 è morto a 95 anni nel suo paesino austriaco senza aver fatto un giorno di galera. Era un volontario nella plotoni d'esecuzione della casetta rossa. È stato lui, insieme ad altri, a fucilare 136 nostri ufficiali. Quindi io finisco con le parole del padre Luigi Gherlardini, nell'ultima pagina del suo libro I martiri di Cefalonia, che dice: a tutti questi eroi, il padre Luigi Gherlardini era uno del cappellano militare della divisione Acque, a tutti questi eroi va la nostra riconoscenza, e soprattutto a quei soldati che, trascinati dall'impeto, andarono avanti da non più ritornare, a quei marinai che penetrarono così profondamente il mare da non risalirne, ai quei cavalieri dell'aria che risalirono così alti nel cielo della battaglia da non discenderne più, a cui mancherà per sempre il conforto di una tomba, il bacio dei loro cari, il riposo nella loro patria. Si avvicina il nostro ricordo, il nostro grato affetto ed onore del pianto, che, come cantava il poeta di Zante, dovrà durare finché santo e lacrimato sarà il sangue per la patria versato e finché il sole splenderà sulle sciagure umane. Grazie. Scusi un attimo, un momento soltanto per dire che uno di quei responsabili, il generale Lanz, Hubert Lanz, a Norimberga fu condannato a 12 anni di carcere, poi nel 51 uscì. Ma guardate che questo riguarda i tedeschi, ma riguarda anche gli italiani. Non gli italiani di Cefalonia, poveri cristi, ma pensate che il 16 febbraio del 43 i nostri soldati italiani in Grecia, a Domenicon, in Tessaglia, uccisero 140 civili, di cui molte donne e bambini, aprendo la strada alle stragi che poi i tedeschi avrebbero compiuto in Italia successivamente. Guardiamoci dal patriottismo compassionevole o espiativo. Ecco, guardiamoci. Grazie, buonasera. Non è possibile fare interventi perché purtroppo siamo arrivati al limite dell'orario e ringraziamo ringraziamo il personale della biblioteca che ha consentito a questo incontro rendendosi disponibile, e all'amministrazione comunale. Grazie a tutti, buonasera.